Buonasera a tutti. Ecco, Andrea Morini, commentiamo questo epilogo che sembrava francamente scontato dopo quello che è successo venerdì. A te. Sì, eccomi. Ciao Marco, grazie per essere al nostro microfono. La vera domanda è cos'è successo dopo la vittoria in casa contro il Trento, che sembrava aver dato forza e valore ad una squadra che fino lì aveva fatto buone prestazioni e col Trento aveva dato la sensazione di essere riuscita a fare un passo in avanti. Cos'è successo? È successo che ci siamo un po' smarriti, ci siamo... Sicuramente il quarto d'ora di Vercelli ha compromesso un po' il percorso, perché ci ha dato fragilità, ci ha evidenziato la nostra fragilità, e andare sotto 4-0 a fine primo tempo in una partita che non ci aspettavamo, una difficoltà del genere, ovviamente ha fatto emergere tanta fragilità di questa squadra e tanta insicurezza, che poi nel tempo, sia nella partita con la Pergolettese sia l'altra sera con il Legnago, si è evidenziata perché sono state due partite dove hai preso gol in pochi minuti, la partita non si è praticamente giocata perché era già chiusa dopo pochi minuti del primo tempo, andando sotto 2-0. Quindi purtroppo si è inceppato qualcosa in quella prestazione, dopo quella partita lì. È chiaro che in questi casi l'allenatore è ritenuto responsabile, fa parte della storia dello sport ed è normale che sia così. Secondo te qual è stato il maggiore errore da parte dell'allenatore? Ma io penso che le responsabilità vadano condivise tra lo staff, quindi l'allenatore e i giocatori, perché come ho detto anche domenica a fine partita, venerdì sera a fine partita, io penso che una prestazione come è stata fatta venerdì a livello di atteggiamento e a livello di poco amor proprio e poca voglia di sacrificarsi per questa maglia va ben portata anche ai giocatori, ecco. Quindi è ovvio che l'allenatore nel calcio, come hai detto tu, si paga l'allenatore, sicuramente non è probabilmente scattata quella scintilla con la squadra e l'allenatore per riuscire anche nei momenti di difficoltà a venirne fuori e ad aggrapparsi a certezze e a valori che hanno sempre contraddistinto questa realtà. Ora è giusto e opportuno ovviamente guardare avanti, anche perché comunque le opportunità già di questa squadra sono buone, secondo me, e c'è tutto il tempo per recuperare. In questo momento è Turrini che è stata la persona che sta allenando la squadra. È una possibile scelta? Cioè, come, su cosa siete orientati? Qual è l'identikit del vostro allenatore futuro? In questo momento, innanzitutto il Fiorenzuola, diciamo per storia, in 23 anni di presidenza di penali, credo sia il terzo allenatore che viene generato, quindi è una cosa molto, molto rara. Quello che noi stiamo cercando in questo momento è di trovare un po' di serenità, un po' di certezze, di ricompattare l'ambiente, perché è un momento di difficoltà, e di trovare un po' più di serenità e quindi di conseguenza solidità e autostima. Pertanto crediamo che il profilo di Turrini sia una persona importante, una persona che ha fatto tanto nel calcio come calciatore, facendo la Serie A in piazze importanti come Napoli, Piacenza, Parma, eccetera, oltre ad avere un importante trascorso da allenatori in superiori importanti, anche in Primavera con Sassuolo, Parma, eccetera, ed è da 2 anni che è dentro la nostra realtà, è da 2 anni che lavora con noi, che è entrato in piena sintonia con l'ambiente Fiorenzuola, che incarna i valori dell'ambiente Fiorenzuola insieme a Ettore Guglieri, che rimane come vice, possa essere un binomio che ci può aiutare per venire fuori da questo momento. Poi vedremo, con il senso, però oggi la scelta di Turrini è la scelta della guida tecnica di Fiorenzuola. Perfetto, quindi diciamo che le sensazioni che avevamo sono quelle certe nella mia testa, ma solo nella mia testa. Il dubbio era sapere se Turrini avesse accettato. Tu mi stai dicendo che di fatto in questo momento Turrini ha voluto prendere in corsa e in mano la squadra, come è giusto che sia. Quindi accettato.
Chiedo scusa, ma ci siamo persi un pezzo della risposta. No, ho detto Durini in questo momento di fronte a me che sta dirigendo l'allenamento in campo, quindi vi confermo che ha accettato. Ah, più confermato di così, diciamo che si muove, Andrea. Tu considera Marco, sai, a più senso quando siamo affezionati alla persona e al calciatore ed ovviamente anche al tecnico, per cui non possiamo che essere molto contenti di questa vostra scelta ed augurare a voi e a Francesco uno splendido campionato.